Allora, Paolo Bruno, quali sono le emozioni, le sensazioni di questa giornata, di questa presentazione del Giro Under 23? Ma diciamo che di per sé già il ciclismo è uno sport che crea aggregazione, che crea emotività di per sé. È un'emozione particolare perché si è riuscito a realizzare un evento che il compianto Lorenzo Toaldi aveva iniziato e poi aveva interrotto. Per me è una grossa soddisfazione. Devo ringraziare questo, chi mi ha accompagnato in questo percorso, i sindaci delle città di arrivo e di partenza, che sono stato di una disponibilità assoluta, tutto il mio staff e chi ha creduto in questo discorso. È un evento a cui la provincia di Cuneo, parlo del ciclismo generale, è molto legata. Le tradizioni parlano di tanti anni di Giro d'Italia, di Tour de France. L'anno scorso abbiamo proposto il Giro Donne e quest'anno ci ritroviamo con questo Giro Under 23. Un binomio dunque che tra provincia di Cuneo e grande ciclismo si propone di continuare e mi auguro ancora per parecchi anni. Hai ricevuto anche un'investitura particolare, commozione anche da parte tua, il nuovo Toaldi. Sappiamo che lo fai anche, porta avanti anche questa organizzazione anche per lui, insomma, che emozione è? Sì, ma mi sembrava giusto e doveroso proseguire nel suo cammino, anche perché so quanto ci teneva, me ne aveva parlato. Io devo dire che all'inizio ero un po' scettico perché siamo abituati talmente bene, voglio dire, a parlare di Tour, a parlare di Giro d'Italia, che forse non è che tendesse a sminuirla, però non gli davo la giusta importanza. Quindi lui è andato avanti finché ce l'ha fatta e poi abbiamo dovuto riprendere il cammino, ridisegnarlo per certi versi, perché come ha detto Guido Campana, qualche comune non se l'ha più sentita di proseguire, abbiamo ridisegnato il tutto e se riuscite a concluderlo è una doppia soddisfazione. Per quanto riguarda l'investitura direi che l'apprezzo, mi fa molto piacere, però sostituire Toaldi è possibile. Sicuramente ce n'è per tutti i gusti, perché già la prima è una tappa mossa, partiamo subito con un po' di salita, ma dopo il finale è veramente un territorio straordinario e non so se si riuscirà ad arrivare in gruppo. Sicuramente potrebbe essere anche una volata ristretta. E la seconda tappa ovviamente è la tappa regina di questo 45esimo Giro d'Italia Giovani Under 23, è una tappa che arriva in quota, anzi io credo che pochissime le tappe siano arrivate a questa altitudine, il Colle Fauniera credo che detterà un po' la maglia rosa di questo giro. E l'ultima tappa, dal nome ovviamente storico, non è così altrettanto il percorso, comunque un percorso che anche qui credo che sarà molto difficile che possa arrivare il gruppo in volata, perché gli ultimi 500 metri da Pinerolo su a Borgo San Maurizio sono 450 metri circa di pavè e soprattutto anche con una media del 12%. Che giro vedremo, insomma che corridori potremo ammirare il futuro del ciclismo? Ma i nostri primi cinque giri che abbiamo organizzato sono esplosi dei talenti straordinari. Uno, per citarne uno in particolar modo, Tom Pidcock. Questo diciamo che è un po' il giro dell'incertezza, perché io mi auguro che ci possa essere un altro italiano nei primi tre, come è successo l'anno scorso con Kevin Conleoni. E appunto è un'incertezza, vedremo. Sicuramente un giro molto impegnativo e vedremo, appunto, speriamo che ci sia veramente un altro italiano dei primi tre, magari vincerlo.